Sempre più dispositivi vengono creati nel mondo per il riciclo dell'acqua potabile e in casi di emergenza in particolare. Che cosa ci può raccontare, dottore? Ma noi ci occupiamo dell'emergenza vera e propria, nel senso che l'emergenza che riguarda guerre, terremoti, alluvioni, eccetera, e dobbiamo produrre acqua potabile per le popolazioni che sono affette da questi problemi. Ci sono dei dispositivi in particolare che utilizzate, cioè di natura insomma anche ecosostenibile in questo caso? Ma l'unico problema che abbiamo noi è che il dispositivo che deve essere utilizzato deve essere facilmente trasportabile, perché comunque noi dobbiamo intervenire nel giro di poche ore o di qualche giorno al massimo sulle emergenze, per cui deve essere facilmente trasportabile in aereo soprattutto. I principi di funzionamento sono quelli classici del trattamento dell'acqua per gli acquedotti che abbiamo anche noi in Italia.